Thank you.
Tommaso Massimo della Mary Racing, del 206. Altro premio per Burgio Tommaso Massimo. Porta i nostri saluti a Salvatore, mi raccomando. E congratulazioni, un applauso. Applauso a Max, RSRS 1006. Vince questa classe San Clemente Vito. Altro rappresentante tra visitare gruppo N, Fabio Cardella. Vince il gruppo N. Vincitore RS Vito San Clemente. Vincitore bicilindriche Sebastiano Fiore. Complimenti Sebastiano. Se è pazientato un attimo, fate la fotografia da tutti i vincitori di gruppo, ragazzi. Ci siamo, quindi 2SS TMSS vince Giuseppe Giametta, vincitore di gruppo. E due Silhouette, 2SH, Antonio Ferraro. Gianfranco, poi unisciti anche tu ovviamente con i vincitori di gruppo. Prototipi Slalom, Emanuele Campo. Gruppo speciale Slalom, chi manca? È fatto. Gruppo speciale Slalom, Andrea La Corte, vincitore oggi anche del gruppo speciale Slalom. E 2SC Andrea Raiti vince il gruppo. E 2SC Andrea Raiti, applauso per Andrea. RS Plus Burgio Tommaso Massimo, vincitore di gruppo. E 1 Italia vince Emanuele Di Piazza. Gruppo E1 Italia. Vediamo un attimo adesso foto di gruppo con appunto i vincitori di tutti i gruppi di oggi. E richiamo se possibile i primi tre assoluti per ritirare il ricordo messo in palio, il premio messo in palio dalla ditta Claudio di Partinico e della ditta Ottaviani. Quindi i primi tre assoluti si avvicinano qui in zona premiazione. Vi ringrazio tutti a nome mio, a nome della scuderia Armando Corse. Grazie per aver di piazza. Piazza 600, Emanuele Di Piazza, decimo assoluto. Poi facciamo una foto unica con tutto l'assoluto. Prego, accomodi da quella parte, grazie. Nono assoluto, Burgio Tommaso Massimo. Ottavo assoluto, catalano Gianfranco. Burgio Tommaso Massimo c'è? Eccolo, eccolo, sta arrivando, ci raggiunge. Quindi Gianfranco Catalano. Andiamo avanti intanto con il settimo assoluto, catalano Giuseppe, il nipote, quindi presumo che stiano arrivando insieme. Sesto Ferraro Antonio. Al quinto posto assoluto Angelo Cucchiara. Quarto posto assoluto Prestiani Rosario. E adesso iniziamo con il podio.
assoluto dell'ottavo slalom Altofonte Re Buttone 2024, al terzo posto assoluto presidente della Trapani Corse Nicolò Incammisa. Grande presidente. Al secondo posto assoluto, un gran ritorno, tra poco comincerà a prendersi gusto, Andrea Raiti. Bentornato tra noi Andrea e complimenti per questo secondo assoluto. Altro spiere della Trapani Corse. E vince. Dimmi. Ok. Catalano Giuseppe Gianfranco, ottavo e settimo. E adesso. E adesso il vincitore dell'ottavo slalom automobilistico Altofonte Re Buttone 2024, Giuseppe Gianetta della Raw Racing a bordo della Gloria B5 Suzuki. Il mio tempo in gara 2, 162 e 94. Complimenti Giuseppe. Ecco il nostro podio assoluto, un altro applauso. Tutto meritato. Benissimo, complimenti. E andiamo avanti con la nostra premiazione. Io mi chiedo dove trofeo.